L'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Federica Mogherini, ha annunciato a Bogotà un nuovo pacchetto di aiuti comunitari alla Colombia, rivolto in modo particolare ai immigrati e ai rifugiati venezuelani. Al termine di una riunione con il presidente Ivan Duque, Mogherini ha spiegato che si tratta di un aiuto per 30 milioni di euro diretto all'identificazione dei migranti e alla loro integrazione economica. La Colombia, ha dichiarato, non riesce a fare questo da sola, ha bisogno del sostegno internazionale, quello europeo è sicuro. Necessita appoggio internazionale. Tiene l'appoggio dell'Unione Europea. Questa crisi, ha aggiunto, è una delle più dimenticate al mondo e forse una delle peggiori. In Colombia sono circa 1.400.000 i venezuelani che hanno attraversato il confine e il flusso resta costante. Mogherini ha offerto il supporto europeo anche per contrastare il riarmamento dei dissidenti delle FARC. L'Unione Europea ha finanziato il processo di pace con oltre 600 milioni di euro. La violenza non può essere una risposta, ha detto. Per questo abbiamo condannato in maniera forte la volontà di un gruppo di dissidenti di ricorrere nuovamente alle armi. Sarebbe un passo indietro nel processo di pace, ma si tratta solo di un piccolo gruppo. È l'ultima visita di Federica Mogherini nella regione come ministro degli Esteri europeo. La Mogherini era stata prima a Cuba e in Messico.